sale è vita. Adesso voglio fare una cosa che mi emoziona tantissimo, e cioè raccogliere questi microscopici cristalli di sale che è il favoloso e leggendario fior di sale, che sarebbe il sale per affioramento, che è una cosa stupefacente. Praticamente questo sale è il sale più fine del mondo, perché galleggiando sull'acqua non forma i cristalli. Per cui mantiene tutte le proprietà, tutte le caratteristiche del sale artigianale. La differenza tra il sale di miniera e il sale marino sta nel fatto che le miniere hanno il sale depositato da antichi mari, quindi sepolto sotto tonnellate di roccia, mentre invece il sale marino si rigenera attraverso l'evaporazione dell'acqua marina. Per cui, diciamo, a modo suo, per essere un minerale vecchio che ha milioni di anni, questo si rigenera, si ricompatte, si ricompone nella magia della salina. E la magia della salina, questa in particolare, è particolarmente magica. È una salina all'interno di un'oasi protetta del WWF,